Era il 2010 quando il poeta Guidoldani pubblicava il Manifesto del Realismo Terminale, movimento di poesia e di pensiero che denunciava la piena pandemia abitativa della terra, la messa ai margini della natura inghiottita o addomesticata e il trionfo della vita artificiale, caratterizzata dall'esasperato cumulo di oggetti che, diventati indispensabili, occupano tutto lo spazio abitabile, avvolgendo l'uomo come una camicia di forza e contribuendo in maniera determinante a produrre l'estinzione dell'umanesimo. Il manifesto aveva fatto il giro del mondo, stimolando un fitto dibattito a tutte le latitudini e 11 anni dopo la sua uscita, nell'epoca della pandemia di Covid-19, intellettuali italiani, ma anche poeti cinesi, russi, americani, sudafricani e svedesi, si sono mossi per candidare al premio Nobel per la letteratura il fondatore del realismo terminale. Tutti convinti, come si legge nella loro lettera inviata a Stoccolma, sede della Fondazione Nobel, che il movimento di Oldani sia una tendenza letteraria di portata planetaria, aperta alle più varie forme espressive. Il realismo terminale ha assorbito completamente la poetica di Oldani, anche quella religiosa, come ben si capisce, scorrendo la recente silloge «E hanno visto il sesso di Dio» edita da Mimesis. La candidatura al Nobel 2021 è per il poeta, ma anche per il movimento da lui stesso teorizzato prima di tutti. Ma credo che ormai io e il realismo terminale siamo un po' una persona sola, insomma, no? Come il polo nord e il polo sud fanno una bussola sola, ecco, in questo senso. Sì, c'è una identificazione, perché è il mio modo di vedere il mondo e anche di interpretare, di dare la parola al mondo, ecco, perché mi pare che il mondo stia sempre di più parlando, un po' come se fosse e come se avesse il linguaggio del realismo terminale. Mi pare che il mondo stia parlando sempre di più così. Il realismo terminale è roba di 11-12 anni fa, quando viene alla luce, mentre non so, un anno fa mi ricordo che gli scienziati si sono messi a dire pensa di più la roba artificiale che non la roba naturale a questo mondo, ben arrivati in ritardo, mi verrebbe da dire. Il realismo terminale si era accorto di questo molto prima, no? Nel 2010, in realtà molto prima ancora, ma diciamo gli atti pubblicato in quel modo lì. Adesso è dominio persino della scienza. I firmatari della mia proposta, mi sembra che loro stessi siano un fatto culturale, un'operazione culturale, che rappresentano un po' appunto i punti cardinali di questo mondo, e questa cosa è quella che mi emoziona di più, al di là della candidatura del Nobel, che poi dopo c'è chi i soldi del Nobel lì in tasca, c'è chi invece ha rifiutato e respinti al mittente, eccetera eccetera, c'è un po' di tutto, ma ecco, l'operazione è quello che mi stupisce di più e che io credo serva a rimescolare un po' le carte della cultura che comunque bloccata lo è, e non solo in Italia non parliamo, insomma, no, più che spettacolini non si fanno, che possono essere di varie nature, legittimi, no? si può cantare, ballare, si può giocare al calcio, eccetera, ma insomma questo non fa avanzare molto l'umanità, ecco. Non la fa avanzare molto. Stiamo cercando di dare un linguaggio nuovo, quindi il linguaggio nuovo vuol dire pensiero nuovo. L'acqua ha già il sale e su le petroliere versano olio come condimento alla zuppa di pesce navigante, e la gabbia del cielo ha le sue penne che portano la cacciagione in volo, e i vermi sono filo per cucire che tiene insieme ogni zolla nera, e il tutto è nella pancia di Dio Padre che ci mescola dolce betoniera.
Il canone è una modalità di scrittura. Oggi si dice che non ce ne siano, io penso il contrario e penso che il canone che esiste si chiama realismo terminale. Cosa vuol dire? Vuol dire che i popoli del mondo, tutti i cinque continenti, si stanno dando un grande fare per andare ad accumularsi nelle città. C'è questo accatastamento di popoli insieme agli oggetti. E quindi per realismo si intende il mescolamento corpi-oggetti, come prima di così mai c'era stato. E terminale si intende il fatto che questo viaggio dei popoli verso l'accatastamento sta per finire, sta per terminare. Terminale, appunto. Allora, questo stare a ridosso fra corpi e oggetti fa in modo che i corpi, cioè la natura, siano timbrati, abbiano dei tatuaggi, abbiano delle cicatrici prodotte dagli oggetti stessi. La natura assomiglia agli oggetti. Questo è il fatto. Prima è sempre stato un po' il contrario, gli oggetti assomigliavano alla natura, adesso no, la natura assomiglia agli oggetti. Ad esempio, un poeta cinese racconta una storia che spiega tutto e dice: io e mio nonno ci somigliamo molto, ma la gente dice che mio nonno assomiglia a una canna di bambù. La stessa gente dice di me che assomiglio a un attaccapanni. Ecco, questo è il realismo terminale. Nel primo caso, l'uomo, la natura, assomiglia alla natura, al bambù. Nel secondo caso, l'uomo, cioè la natura, assomiglia a un oggetto che è l'attaccapanni. E questo potremmo fare: sei veloce come una lepre, che diventa sei veloce come una Ferrari. Sei noioso come un aspirapolvere e così via. Io ne ricordo una, questa indimenticabile, di un assistente all'Accademia di Brera durante un workshop, si chiamano così, una volta li chiamavamo i seminari, ma esattamente la stessa cosa. Questa ragazza, questa signora che fa l'esempio: ti sei dimenticato di me come un ombrello al bar. Ci pensiamo, è una cosa spaventosa ed è anche commovente essere paragonata a un ombrello, ma ecco, la natura viene paragonata all'oggetto. Ti sei dimenticato di me come un ombrello al bar. Se uno ha capito questo, ha capito tutto il realismo terminale, perché così è. La natura è invidiosa e assomiglia agli oggetti. Gli oggetti ormai la fanno da padroni e dettano il canone, ecco, che è il canone del realismo terminale. Beh, questo testo che titola L'anima, interessante perché l'anima c'è chi dice che c'è, c'è chi dice che non c'è, eccetera, è interessante molto, molto perché è un discorso che quando si chiude potrebbe riaprirsi identicamente da capo perché ripropone le stesse domande, che siano favorevoli o sfavorevoli. E l'anima è un bicchiere di buon vino in bilico tra sete e ubriacatura. È pura come i soldi di un bambino. Pare sia dentro al soffio di un respiro come un chiodo in una fornitura o un chicco di sale in mezzo al mare, ma è grazie a lei se riesco a canticchiare. L'anima è come il buon vino, è un equilibrio, insomma, bisogna stare tra il dissetare e non avanzare troppo, se no si finisce in quella. E l'anima è pura come i soldi di un bambino perché il bambino
ha una visione dei soldi, una monetina in mano a un bambino non dice niente, è diverso che i capitali nelle mani di un banchiere, una cosa totale. E quindi riesco a immaginare addirittura che l'anima sia un soldo pulito nelle mani di un bambino, diciamo nella purezza. E dove l'andiamo a trovare? L'andiamo a trovare dentro, nel soffio di un respiro, come se il respiro avesse una sua anatomia, e dentro l'anatomia del respiro c'è il soffio, e dentro il soffio c'è lei, l'anima, guarda va un po' che cos'è, così del resto come un chiodo in mezzo a una fornitura di chiodi che va tirato fuori, o un chicco di sale tirato fuori in mezzo al mare, ce ne sono, chissà il cielo quanti grani di sale ci possano essere, ma uno ecco, uno è questa poca cosa che però forse è l'anima, ma è grazie a lei. Se io riesco a canticchiare, perché non riesco a darmi una spiegazione perché mai io mi metto a canticchiare, e la dimostrazione dell'esistenza dell'anima, a mio avviso, sta nel fatto che io canticchio, e non sono il solo, sento anche altri che canticchiano. Tutti stiamo dimostrando l'esistenza dell'anima. Il testo è il punto non ha dimensione, diciamo dalla geometria, eppure visibilissimo, c'è come, c'è e si vede. L'inchiostro della notte si è smacchiato e la ciotola d'acqua della luce va a riempirsi durante la giornata, e mentre il tempo svolge la sua parte, come un vino che bolle e va in vapore, c'è sul muro un punto di matita, e quello è esattamente questa vita. Ecco, qui si parla di due o tre cose, insomma, il punto che alla fine è la vita è davvero un... ma è percepibilissima, sembra anche la vita che lascia meno traccia, lascia traccia ed è visibilissima. Ed è sul muro c'è il tempo è come un vino che bolle, ecco, ci sono sempre le cose, il tempo è come un vino che bolle. E la notte era un inchiostro, l'inchiostro si è smacchiato e non c'è più, e adesso è chiaro. La notte è un inchiostro che si è smacchiato. Ecco, è incredibile come gli oggetti, le cose, le sostanze ci facciano attraversare pensieri, stati d'animo, situazioni, all'infinito, a non finire sempre con una manciata di quasi niente. Ecco, con una manciata di quasi niente siamo stati schiacciati da qualcosa che sfiora l'infinito, e questo è quello che ci travolge felicemente. E la poesia titola Wagner. Wagner perché il romanticismo è tutto tedesco, e se penso al romanticismo penso subito a un temporale, a un lampo, penso a un tuono, penso alla foresta nera, penso a quello che adesso mi pare che non vada tanto di moda, insomma, ma non ho dubbi, tra un temporale e la vita da spiaggia preferisco il temporale, quindi Wagner. E dice così il testo, dice: ed il lampo che graffia a ciel sereno è come un'improvvisa smagliatura che scende verticale nella calza all'elegante donna in una sera. Lui, per non prender l'acqua della pioggia nel collo e dopo giù lungo la schiena, si china quasi avesse un sacco in spalla, e il temporale intanto è cancellato e Wagner ridiventa un impiegato. Cosa c'è da dire? Da dire questo intanto, che quando finisce tutto resta come banale, no? E quindi il nostro Wagner non c'è più, la scena era bellissima, Wagner era presentissimo,
ma poi quando non c'è più Wagner potrebbe essere impiegato al catasto, insomma, uno qualsiasi come siamo noi, no? Diventa una persona. E siccome la natura assomiglia alle cose, agli oggetti, il lampo fa pensare un po' a questa smagliatura, una cosa, un'onomatopea, una cosa che dura un attimo e quando si forma, credo, una smagliatura, l'ho più pensato che non visto, ma credo che una smagliatura vada in un attimo, insomma, non sia un'impresa da minatore, da costruire a colpi di piccone, trac, va e non c'è già più, esattamente come il lampo è. E quindi il confronto da una parte fra il lampo e la smagliatura. E poi la pioggia, questo disgraziato che va, la pioggia entra nel collo, entra nel coppino, entra dietro dalla camicia e va nella schiena, fa venire i brividi, dà quel disagio, eccetera, e non si sa come fare, però ci si china in avanti, è come portando un sacco, non si porta niente, si porta solo quella goccia che va sempre più giù inesorabilmente a disturbarci. E questa scena un po' tragica e un po' comica, sempre le cose sono tragicomiche, e questo doppio della smagliatura che potrebbe sembrare erotica ma è già finita, e lui col sacco in spalla che era solo una goccia che gli va giù nella schiena, è già finito tutto, e cosa succede? Succede che tutto questo splendore di Wagner finisce in niente e lui è tornato impiegato nel catasto. Chiodo fisso è una via crucis sintetica che è stata scritta in 5 giorni, ricordo 5 giorni in cui non sono uscito di casa e sono rimasto praticamente a letto, quindi è stata scritta a letto per 5 giorni ed è un'opera, mi sembra, molto unitaria, che cercherò adesso di leggere. Il Nazareno è condannato a morte e alla fin fine ecco i risolini mostrando chiostre di 30 monete sarebbe il prezzo neanche poi pagato. È un buon mercato per queste persone che nel saperci fare sono accorte, ma stringono nel dirgli che lui muore i fondoschiena per la loro sorte. È caricato della croce. Gesù conosceva già da apprendista il falegname addetto ai crocefissi, era un vicino di casa del Battista. Assembla croci buone per più volte, che a riciclarle ci si spende meno. Questa è di terza mano, in buono stato. Nuovo è il dolore suo del Nazareno. Cade la prima volta. Gira sopra la macina del cielo ed abbagli sinistri manda il suolo e Cristo è bianco come una candela. Allora come corpo morto cade, batte il ginocchio contro la pietraia da cui scintille incendiano gli sterpi, come se fosse la pietra focaia. Incontra la madre. Il caprone di luce, la cometa, se la incorna sul tetto la capanna,
dove è madre la figlia di Sant'Anna. Ripassa presso lei lo stesso astro, in spalla al Cristo è trasformato in croce, e nella siccità in cui si suda prega Maria per l'anima di Giuda. È aiutato da Simone di Cirene. Anche nell'affannarsi come un mulo è sempre peggio in bilico il ferito, e mai così il paese è divertito. Allora un qual si voglia cireneo poteva andare altrove, è lì per caso, non è un robusto, ma gli dà una mano, lo tocca poi come farà Tommaso. È soccorso dalla Veronica. Veronica è la mossa del torero che inganna il toro con il panno rosso mentre lo ammazza a piombo come un sasso. Il nome viene dalla donna ebrea che asciuga il volto al Cristo nel suo manto, reliquia che il fedele fa felice, storiella nel romanzo d'appendice. Cade la seconda volta. Ormai la via è una giostra che va in tondo. Andare avanti sembra controvento, e l'alto è in basso, sotto sopra il fondo. Rolla e beccheggia, in penna giù impicchiata, poveri passi, al suolo è rovinato, con gambe, braccia e quelle della croce, è un cavallo di Frisia e fil spinato. Incontra le donne di Gerusalemme. Quando c'è aria di tirar le cuoia, secondo come si usa al sud le donne, strillano in coro fino ad Arenoia. Confrontarle con tutta la masnada, certo sono persino quasi gigli, ma Cristo taglia corto. Lacrimate su voi, gli dice, poi sui vostri figli. Cade la terza volta. Come un pugile inerme contro tanti, Gesù va giù per una terza volta, e la gente che è lì si sente assolta. La tempia con gli spilli è su una pietra, sull'altra dà la croce una mazzata, e si sente che stride tutto il capo come una noce quando viene mangiata. È spogliato delle vesti. Pitagora divenne una leggenda nel mentre che insegnava ai suoi allievi, stando pudico dietro ad una tenda. Ma chi ha spogliato nudo Gesù Cristo e l'ha trattato uguale ad uno scemo, gli tocca d'aver visto il sesso a Dio,
primato che noi non invidieremo. È inchiodato alla croce. Sul legno della croce, il corpo a Cristo viene teso come corda di violino perché la morte canti la sua vena. Sui chiodi i colpi, a volte sulle mani, riparano nei vuoti di campana da cui nel tempo al corso dei rintocchi ridicono di Dio in carne umana. Muore in croce. È così poco il corpo che è rimasto, spremuto fino a un ultimo di voce che pare pitturato sulla croce. E man mano che i pugni, anche sugli occhi, la luce vista è sempre minore e alle 3 in punto della meridiana non ne ha voluto più sapere il cuore. È consegnato alla madre. Bastoni, le sue ossa, il corpo un fico, lo calano che è un sacco di patate, si adagia come l'acqua in una buca. Maria, che lui l'ha avuto nella pancia, lo sdraia su di sé, gli fa da stuoia, lo culla coi singhiozzi in cui lo serra, li culla entrambi il sisma della terra. È deposto nel sepolcro e finalmente sta fra due guanciali chi lo voleva togliere di mezzo, quasi che gli vivesse sopra il gozzo. Più morto di così non si può stare. Dentro il forziere di sua sepoltura, loro hanno usate buone strategie, lui ce n'è una, fuori di misura.